una serie di interviste con Paolo Zoppi, amici della lirica, quindi Cracari Parma, ma anche il Club dei 27 che è al fianco di Stefania Melloni, verdissime Amelia, quindi non poteva davvero questa sera mancare. Un primo giudizio, ormai insomma l'opera l'abbiamo sentita almeno per due terzi, che dire? Allora, direi che non possiamo prescindere dal parlare dell'opera di questa sera senza pensare che al primo di ottobre, tre mesi fa, la stagione era una pagina vuota, quindi bisogna dare atto a chi è venuto e è responsabile del Teatro Regio di aver allestito con grande coraggio un'opera di tutto rispetto, giusto o sbagliato che fosse, anche l'orchestra è stata rinnovata completamente, sono ultimate le audizioni per la formazione di questa compagine un giorno prima di Natale, quindi praticamente 10 giorni che lavorano insieme, quindi ha delle potenzialità, però è un'orchestra che lavora da 10 giorni insieme. Lo spettacolo mi piace, è piacevole, è più che dignitoso, ecco, la perfezione sappiamo che non è di questo mondo, però direi che anche il pubblico ha risposto molto bene. Certo, si può parlare di tutto e di più, però direi che è un bello spettacolo. Brevemente il cast, perché abbiamo i tempi molto stretti. Partiamo da chi? Da Napirozzi. La Napirozzi, basta dire Teatro Regio, che basta questo per far tremare le vene dei polsi a chiunque. Direi che superato quel momento di emozione, ha superato molto bene questa uscita, ecco, poi la vedremo ancora nel terzo atto. Francesco è sempre un grandissimo, la Serena ugualmente, forse manca l'accento
sono, e forse non è un contralto, Ulrica, però direi che